Siamo qui con il grande maestro Crolizzi, la voce di Robin Hood. Può parlarci di questo doppiaggio capolavoro di tanti anni fa? Tanti anni fa? No, non saranno nemmeno 70. Niente, ci sono, a volte un attore fa delle cose che crede importanti e non lo sono. Altre volte fa delle cose così con la mano sinistra perché non ci pensa nemmeno e invece diventano storia. Robin Hood è un cult sul quale si sono divertite tre o quattro generazioni. Ecco, questo è quanto. E mi ricordo di aver fatto parte di un team eccezionale, cioè tutti i doppiatori di Robin Hood erano dei doppiatori straordinari, quindi è una cosa della quale mi faccio veramente vanto. Un altro suo ruolo dell'animazione dimenticabile era un cane. Charlie, anche i cani vanno in paradiso. Si Era ricorda qualcosa? un altro cartone animato, però non ebbe il successo, ciao Massimi. Non ebbe il successo di Robin Hood, però era bello, un cartoon cantato, e anche i cani vanno in paradiso. E forse diventerà un cult, come diventano cult, tutte le cose che noi. Cioè, quello non fu fatto, con la mano sinistra. Ecco, per esempio, per quel film sentivamo che facevamo una cosa più importante. Infatti c'era un maestro di musica, c'erano diverse personalità, Rossella Izzo che doppiava la protagonista femminile, insomma anche quello era un bel cast e sperava molto di più. Mentre Robin Hood fu fatto così, in silenzio. Chiudiamo al volo con un altro eroe, Superman di Christopher Reeve. Superman, anche quello fu un caso, mi fu assegnato questo personaggio cioè sapevamo che era un cult, ma non sapevo, adesso io ho un gruppo di fans proprio per Superman, la voce di Superman, Superman. Bene, grazie mille per queste bellissime memorie. Grazie. Prego, prego un milione.